dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodhara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extro ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate casualmente per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Il 23 luglio a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli, un ventenne alla guida di un'auto ha investito una ragazza mentre stava giocando a Pokémon Go, la nuova app che sta avendo un successo planetario tra persone di tutte le età. In questi giorni la ASAPS, Associazione Sostenitori della Polstrada, ha chiesto al governo di intervenire con un provvedimento urgente che sanzioni più severamente l'utilizzo dell'app, fino al sequestro del cellulare per almeno un mese per chi è alla guida e ai pedoni a caccia di Pokémon durante gli attraversamenti della strada. Cosa ne pensi di quanto è stato richiesto da questa associazione? Sei d'accordo? Mi trovo d'accordo, perché comunque finché si è a piedi è un conto, però se si è alla guida si rischia molto di più. Quindi secondo te è pericoloso solo alla guida questo gioco? Alla guida, ma indifferentemente di qualsiasi mezzo con le ruote, anche della bicicletta o della moto. Tu cosa ne pensi del gioco? Lo usi? Ti piace? Ma io lo uso, ho appena finito di usarlo adesso e lo trovo molto carino, però fino a un certo punto bisogna usarlo, non deve diventare una droga. Ma secondo te questo gioco può rappresentare un superamento estremo, diciamo, del confine fra quella che è la realtà e il mondo virtuale? No, perché comunque credo che questo gioco l'abbiano fatto appunto per diversificarlo dal resto degli altri giochi Pokémon, i quali non avevi proprio vita sociale. In questo invece puoi andare in giro anche con gli amici e divertirti catturando i Pokémon insieme. Ma io penso che già ci sia il divieto dell'utilizzo dei cellulari alla guida o in situazioni dove devi avere una determinata concentrazione, per cui penso sia assolutamente lecito e giusto. Se stai guidando, stai guidando, non quello fai e basta. Okay. E più precisamente del gioco cosa ne pensi? Tu lo usi? No, non lo uso, non sono interessato a provarlo. Penso che sia più adatto per ragazzini, bambini, nulla di più. Ma ne hai sentito parlare comunque? Sì, ne ho sentito parlare, conosco colleghi che lo usano, decisamente adulti, però... Non sono interessato ad utilizzarlo, a provarlo. Pensi che il gioco comunque nella sua struttura rappresenti un superamento eccessivo del confine fra realtà e mondo virtuale? Non so esattamente come funzioni, però ho sentito anche di persone che vanno in giro lobotomizzate a cercare sti cavolo di Pokémon. Mi sembra un po' un'esagerazione, qualcosa di un po' oltre il gioco. Ho sentito che viene utilizzato per far sì che la gente esca, vada in giro. La gente è sempre uscita, è sempre andata in giro senza cercare dei Pokémon, per cui non penso che rivoluzioni niente questa cosa. Ma in realtà io non conosco questa cosa dei Pokémon Go. Vedo qualcosa su Facebook e credo sia tutta una grossa c***a. Ce la meritiamo, ma è davvero una grossa c***a. Quindi tu non giochi a Pokémon Go? Beh, io ho 33 anni, giocassi a Pokémon Go dovreste farmi internare. O nel momento in cui inizierò a farlo, sì, che qualcuno mi faccia internare. Sì. Ma pensi che questo gioco, per quanto lo conosci tu, rappresenti un superamento un po' estremo fra quella che è la realtà e il mondo virtuale? Non ne ho idea, stiamo esagerando su tante cose. Probabilmente conviene anche rincoglionire i ragazzini, più o meno ragazzini, con queste cose. Probabilmente conviene. La massa segue queste cose, la massa segue il calcio, segue la politica sbagliata e segue, come si chiama, Pokémon Go. Quindi ci meritiamo queste cose. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività.
Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.